I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah. Un pace a tutti. Stasera vorrei condividere qualcosa che riguarda la felicità. Spesso parliamo della gioia. La gioia del Signore è la nostra forza. Condividiamo spesso pensieri sulla gioia, ma la scrittura ha tanto da dire riguardo la felicità. Sappiamo bene che la gioia è un attributo del frutto dello Spirito, per come è scritto in Galati capitolo 5 versetto 22-23, ma la felicità è qualcosa che è attinente all'anima. Se ci guardiamo intorno, anche l'altro giorno sono uscito per fare un po' di spesa, ho visto molta tristezza, le persone molto tristi, come se non avessero speranza, e questo mi pesava, a dire la verità. Però non vorrei che i figlioli di Dio in particolare, che dovrebbero vivere nella felicità, magari cedere alla tristezza. E quindi desidero fare un breve insegnamento sulla felicità, perché la felicità, chi è felice è veramente beato. Avevo fatto qualche insegnamento riguardo le beatitudini qualche tempo fa, è anche un insegnamento che faccio nella scuola biblica. Le beatitudini, la parola beato significa felice, e voglio portarvi per la scrittura per trovare modi per come ritrovare la nostra felicità. E le cose a cui dobbiamo pensare, riflettere, considerare per magari ritrovare la nostra felicità. Anche se la felicità dura molto poco, è di breve, corta durata, ma la felicità è qualcosa che dobbiamo alimentare noi stessi, perché l'anima spesso si spegne e cede alla tristezza. Ma la gioia del Signore ovviamente nel nostro spirito può mantenerci rialzati, ma dobbiamo fare anche una decisione con la nostra anima, è quella di scegliere la felicità. Desidero leggere il primo passo di scrittura che troviamo, la prima volta che è citata la parola felice, la troviamo scritta in Genesi, capitolo 30, versetto 13, e dice così: e Lea disse, questo è molto, molto importante questo versetto, dice: Lea disse, quanto sono felice, poiché le donne mi chiameranno beata. Felice? Beata. Perché era felice? Le altre donne l'avrebbero considerata beata. Andiamo un altro passo di scrittura, poi ci ritorneremo a questo. A Deuteronomio 33, 29 dice: tu sei felice, o Israele? Chi è pari a te, un popolo salvato dall'Eterno? Egli è lo scudo che ti aiuta e la spada della tua maestà. I tuoi nemici si sottometteranno a te e tu calpesterai i loro alti luoghi. Tu sei felice, o Israele. Questa è una dichiarazione che Israele doveva essere un popolo felice per tutto ciò che Dio aveva fatto per loro, anche per noi. Tutto ciò che Gesù ha fatto non solo ci dà gioia, ma ci dà felicità. Dovremmo essere felici di tutto ciò che Gesù ha compiuto per noi sulla croce del Calvario. Andiamo oltre. Salmo 41, versetto 2. Dice: l'Eterno lo custodirà e lo manterrà in vita. Egli sarà reso felice sulla terra. Io voglio essere felice sulla terra, e tu non lo darai in balia dei suoi nemici. Protetto, custodito da Dio. E questo, sapere questo, questa consapevolezza mi rende felice.
Vi vedo, state cominciando a sorridere. Salmi 112, versetto 5, dice: sarà felice l'uomo che usa misericordia e dà in prestito e dirige i suoi affari con giustizia. Felice è l'uomo che usa misericordia e che tutte le sue cose li mantiene in ordine. Questa è una persona felice. Salmo 113, versetto 9, dice: egli fa abitare la donna sterile in famiglia, quale madre felice di figli. Alleluia. Salmo 128, versetto 2, dice: allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e godrai prosperità. Un altro passo, Geremia capitolo 7, versetto 23. Ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che vi ho comandato perché siate felici. Ripeto, camminate in tutte le vie che vi ho comandato. Se facciamo esattamente quello che il Signore ci comanda di fare, allora saremo felici. Un altro passo, ecco un'altra chiave, Atti 20, versetto 35. Dice: in ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Gesù non stava dicendo che non c'era felicità nel ricevere, ma c'è maggior felicità quando diamo. E in questi giorni abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità di dare qualcosa per sostenere coloro che sono nel bisogno. Dovremmo trovare la felicità nel donare per il bene degli altri. C'è maggior felicità nel donare che nel ricevere. Andiamo a leggere adesso in Matteo, Matteo capitolo 5, e leggeremo le beatitudini. Matteo capitolo 5, e leggeremo dal versetto 1, magari vi do qualche momento per aprire le vostre Bibbie. Matteo capitolo 5, versetto 1. Leggeremo fino al versetto 16. E questo credo che sia un invito. Se porrei un titolo a questo insegnamento, è un invito alla felicità. Siete tutti invitati a trovare la vostra felicità. Matteo capitolo 5, versetto 1 dice: ed egli, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Questa parola beati, ci ricordiamo del primo versetto che abbiamo letto: quanto sono felice, poiché le donne mi chiameranno beata. Felicità, beatitudine. Noi siamo beati quando siamo felici. Dobbiamo trovare la nostra felicità per ricevere la benedizione. Infatti, la scrittura in inglese, la traduzione inglese, dice che benedetto e benedetto sono i poveri in spirito. Quindi essere beati significa essere benedetti. Troviamo la nostra benedizione quando siamo felici. E la parola beati vuol dire felici. Quindi il versetto 3 dice: beati o felici i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati o felici coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati
Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Mi fermo qui e leggeremo oltre tra qualche momento. Ma qui vediamo questi concetti, ovvero sono dei principi del regno. I poveri in spirito, questi sono beati. Quelli che fanno cordoglio sono beati. Sembrerebbe quasi un'impossibilità, come si può fare cordoglio ed essere allo stesso tempo felici. Poi dice mansueti, perché essi erediteranno la terra, beati mansueti, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, beati felici sono i misericordiosi, beati felici sono i puri di cuore e beati sono coloro che si adoperano per la pace. E notiamo che qui Gesù stava parlando alle folle e insieme a queste folle c'erano i suoi discepoli, 12, e forse c'erano presenti altri simpatizzanti e le folle che addirittura lo seguivano perché trovavano vita, c'era vita in quello che Gesù stesso condivideva. Infatti alla fine di questo sermone sul monte, al capitolo 7, dice in maniera molto molto chiara che Gesù insegnava come qualcuno che avesse molto autorità, cioè il comando di quello che stava dicendo. Era molto convincente nelle sue parole e nella sua presentazione. E quando Gesù diceva felice o beati i poveri in spirito, chi è un povero in spirito? L'altro giorno ci riflettevo a questo e dicevo, Signore, chi è veramente uno che è povero in spirito? E ho sentito questo dentro il mio cuore, è l'uomo più ricco senza grazia. L'uomo più ricco senza grazia. Ripeto, l'uomo più ricco senza grazia è veramente povero. Non ha le ricchezze, anche se ha tutti i beni materiali, è povero, ma può essere beato se permette alle parole di Gesù di prendere la sua vita e portarlo al secondo punto dove dice beati coloro che fanno cordoglio. Sarà felice quando arriverà al punto di ravvedersi, di capire, di essere convinto di essere un peccatore davanti a Dio. E qui fa cordoglio per i suoi peccati. Trova felicità quando scopre. E credo che tutti noi che siamo stati salvati dal Signore ci riflettiamo, magari consideriamo il nostro passato, le cose che facevamo quando non lo conoscevamo. E poi ci siamo guardati come allo specchio della parola di Dio, abbiamo visto la santità di Dio, abbiamo visto la perfezione di Dio. E in quella perfezione abbiamo visto la nostra nudità, abbiamo visto quanto mancanti eravamo davanti o di fronte alla sua perfezione, davanti alla sua grazia, davanti alla sua misericordia, che noi non riuscivamo, credo che abbiamo difficoltà tuttora. Io stesso spesse volte dico, ma può essere Dio così buono da volermi ritagliare uno spazio nel suo regno e mettermi alla prova? Durante questi tempi di duri, difficili, mettermi alla prova per vedere se io posso contraddistinguere le cose che sono veramente sante dalle cose che sono effimere, malvagie, magari che non hanno niente a che fare con il regno di Dio. E il Signore credo che stia lavorando su tutti noi, in particolare in questi giorni, per vedere le cose essenziali della vita e separarli dalle cose non essenziali. Che cosa è importante in questi giorni? Capire che Dio ci ama, che Dio vuole il nostro meglio
è che ci vuole rendere non solo gioiosi nello spirito, ma vuole renderci felici nell'anima. Camminare intorno con un sorriso e capire che il Signore ci ha presi per mano durante questi tempi, proprio durante questi tempi, per farci comprendere quale sia il suo grande amore, quale sia la sua grazia e come lui ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Ho sentito qualche giorno fa un uomo di Dio che ho avuto modo di conoscere negli anni, infatti la comunità che io pastoravo negli Stati Uniti, lui aveva una comunità una quarantina di chilometri di distanza e spesso ci incontravamo. E questo fratello, pastore, condivideva questo con un altro fratello, io l'ho sentito su Facebook. E lui diceva, mentre il mondo, anche i credenti, anzi, i credenti in particolare, stanno cercando di capire il motivo ci troviamo in questa situazione. E lui ha detto, dice che le cose che ha sentito da altre persone, alcuni dicevano questo è il giudizio di Dio, o siamo entrati negli ultimi giorni, questi sono l'inizio degli ultimi giorni, magari qualche altro diceva è perché vuole destare il mondo. E lui si è fermato un momento, riflettendoci, ha detto, dice, ma forse il Signore sta cercando di destare la sua Chiesa, non necessariamente alla santità, perché in Cristo Egli ci ha resi santi, ma forse ci sta destando perché siamo distratti da tutte le cose che ci stanno intorno e non ci stanno permettendo di entrare nel proposito che Dio ha per questi giorni, per la Chiesa in questi giorni. E riflettendoci, ho detto, sì, io credo che è quest'ultima il vero motivo, poi sicuramente ci saranno altri motivi, ma io voglio interpretare quest'ultimo pensiero, quest'ultima considerazione e farla mia perché anche io sento in questi giorni, è come se il Signore stesse bussando alla porta della Chiesa, e sarebbe veramente molto triste se dopo tutti questi giorni che il Signore ci ha dato si ritorni a fare le stesse cose che facevamo prima. Beh, la mia preghiera, e non solo la mia, credo che sia di molti pastori, di molti uomini di Dio, in particolare quelli che stanno cercando la faccia di Dio, che stanno dicendo, Signore, ma come possiamo noi guidare il popolo di Dio in questi ultimi giorni? E, sinceramente, questo lo dico con un cuore aperto, un cuore nelle mani, così. E io dico, se non riesco a percepire quale sia il cuore di Dio per questo decennio che abbiamo di fronte a noi, questi 2020, questi 10 anni, dove il Signore già ha detto qualcosa che riguardava la grande raccolta, e se io non aiuto la Chiesa a posizionarsi in questi giorni, non avrò fatto o svolto il mio compito davanti a Dio in modo corretto. Quindi io esamino me stesso e dico, Signore, io voglio ritrovarmi felice, non solo avere la gioia dello Spirito Santo nella mia vita, e lo ringrazio per questo, perché c'è gioia dentro di me, ma voglio ritrovare anche la felicità, quella beatitudine, quella benedizione che mi rende capace di andare non solo a cercare quelli che devono essere salvati, non solo andare a cercare quelle vite che sono bisognosi della grazia di Dio, ma anche educarli nelle cose di Dio affinché loro non solo possano entrare e fare parte del regno dei cieli o essere consolati, ma che possano continuare
nel versetto 5, continuare a crescere insieme a noi. Dice beati mansueti perché essi erediteranno la terra. Io voglio ereditare la terra, ma voglio che anche gli altri ereditino la terra. Voglio che anche tu erediti la terra. Tutti insieme abbiamo bisogno di crescere nella mansuetudine affinché insieme possiamo regnare insieme a Gesù Cristo. Il versetto 6 dice, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Sì, andiamo a cercare tutti questi perché noi vogliamo sentirci felici e saziati del fatto che abbiamo raggiunto altre anime. Ma voglio andare oltre. Io desidero che anche gli altri siano beati, che siano felici e che loro stessi continuino ad essere affamati e assetati di giustizia e non solo, ma portare questa fame e sete alla loro generazione, alla prossima generazione, per quanto il Signore ne chiamerà. Voglio far parte non di qualcosa che finisce con me, che finisce con il mio bisogno, che finisce con il mio desiderio, è quello di scampare, quello di essere protetto, quello di essere custodito, quello di essere benedetto per me stesso. Gesù ha detto in questo modo: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio e finire la sua opera. Questo dovrebbe essere il nostro cibo. Il nostro cibo dovrebbe essere trovare quelle persone povere in spirito, invitarli mentre lo Spirito Santo li lavora, portarli ad essere parte del Regno dei Cieli. Fanno cordoglio per il loro peccato, sì, li portiamo alla consolazione affinché loro possano poi consolare gli altri, li portiamo alla mansuetudine, li portiamo ad avere fame e sete per Dio. E magari noi ci sentiremo saziati, come ho detto prima, ma vogliamo che loro si sentano saziati perché stanno svolgendo il compito che Dio gli ha assegnato. Vado oltre, beati misericordiosi. Io voglio essere felice perché voglio essere misericordioso verso gli altri, ma voglio che non solo gli altri, che io ottenga misericordia, ma che anche gli altri ottengano misericordia, e voglio trasferire questa mia felicità agli altri. Vado oltre. Beati puri, i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Dio stesso ha purificato il mio cuore. Avevo un cuore di pietra, ma il Signore mi ha dato un cuore di carne, ha scritto le sue leggi dentro il mio cuore e adesso mi permette di entrare con ogni franchezza alla presenza di Dio, e Dio si fa vedere, si manifesta nella nostra vita quando noi lo cerchiamo, e lo cerchiamo con tutto il cuore. Egli si fa trovare e un giorno lo vedremo faccia a faccia. Quindi questo mi dà molta felicità, ma voglio che anche gli altri, io vorrei che tutti dicessimo gli altri, dobbiamo sviluppare la felicità, perché io credo che la felicità può essere pure contagiosa. Sviluppare la felicità per noi stessi, per poi aiutare gli altri ad entrare nella stessa felicità. Essere felici, essere benedetti, essere beati, anche loro. E insieme, tutti insieme, possiamo raggiungere la nostra generazione. Perché dico che questi principi che abbiamo letto riguardo alla felicità siano così evangelistici? Almeno io così li sto vedendo. Versetto 9 dice, beati coloro che si adoperano per la pace, perché si saranno chiamati figlioli di Dio. Noi ci stiamo adoperando per la pace, e quando ci adoperiamo per la pace, questo mi rende felice. Però voglio che gli altri si adoperino per la pace affinché anche loro siano felici, anche voi siate felici, e che poi voi possiate rendere felici tutti gli altri. Vogliamo stare in contatto con le persone non per dare loro, trasferire a loro la nostra tristezza, ma per dare a loro la nostra felicità, perché noi siamo persone felici. Immagina se tu
conosci delle persone che sono tristi, ti assicuro che non vedresti l'ora di andare a trovarli. Ma una persona felice non vedo l'ora di andare a trovarli, perché la felicità è condivisa. Come possono due camminare insieme se entrambi non sono felici? Se qualcuno è triste e l'altro è felice, non durerà tanto questo rapporto. Prima o poi ci sarà una separazione. Ma il Signore vuole che noi sviluppiamo questi principi nella nostra vita e aiutiamo gli altri a raggiungere la stessa, o vivere, sperimentare questi stessi principi nella loro vita. Questo quadro che vi ho dipinto dipende dai prossimi versetti, e li voglio leggere. Leggiamo dal versetto 10. Dice: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Cioè, felice è colui che è perseguitato. Forse qualcuno direbbe: questo si mette insieme, si possono mettere, questo versetto si può mettere insieme a tutti gli altri. Però quando noi andiamo a diventare sale per gli altri, noi stiamo andando in un mondo che è triste, un mondo che non vede un futuro, un mondo che continua a fare cordoglio e vive sotto l'angoscia per cose sbagliate, perché non ha speranza per un futuro. Se non ha Dio, non ha speranza. Se non ha Gesù, non ha salute, non c'è la possibilità di una salute emozionale, perché la perfetta salute nell'uomo in spirito, anima e corpo viene con la conoscenza del Figlio di Dio. E qui dice: beati coloro che sono perseguitati, appena tu cerchi di fare qualcosa, portare felicità a qualcuno, ecco inizia la persecuzione. Appena tu vuoi portare luce a qualcuno che è povero in spirito e vuoi dargli qualcosa di buono, ecco sei perseguitato. Ma poi se vuoi essere mansueto e dici a qualcuno che vuoi ereditare la terra, sarai perseguitato anche per questo. Sei perseguitato se vuoi essere misericordioso, sarai perseguitato anche per questo. In tutte queste beatitudini devi trovare la felicità nel dare agli altri quello che Satana non vuoi che tu gli dia. E per questo motivo queste parole sono importanti per noi in questi giorni, perché non solo la tristezza che ci circonda, l'inquietudine, il nervosismo, la mancanza magari di speranza. Ho detto a qualcuno mentre stavo uscendo dal supermercato 2 o 3 giorni fa, mentre uscivo, una signora mi disse, proprio dialetto messinese: ma con la via a dire che ero chiuso in ta casa. E quindi lei non... È come se poi ha continuato, ha detto altre cose, però voleva chiaramente dirmi, comunicarmi, che lei odia la presente condizione. Sta in casa, magari si guarda il televisore, si guarda il notiziario e tutto è negativo. Ma noi possiamo fare la differenza. Ecco cosa ci dice il Signore: beati sarete voi. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. E per questo Satana vuole che noi ci ritiriamo e non diamo la felicità delle nostre esperienze col Signore. Noi vogliamo trasmettere e comunicare questa felicità. Per questo il versetto 12 dice: rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Gesù stava parlando alle folle, stava dicendo voi, non stava parlando ai dodici, stava parlando a tutti. E stava dicendo di rallegrarsi. È come se Gesù voleva dire a questa folla: io desidero che tutti voi foste felici. Vorrei che tutti foste beati.
Ma ci sono delle condizioni. Queste condizioni, io credo, anzi ritengo, con la massima convinzione, che sono, che devono essere il motivo per cui noi non solo serviamo il Signore per noi, per la nostra vita, ma serviamo il Signore per avanzare il suo proposito. Continua, versetto 13, voi siete il sale, ed era proprio qui che volevo arrivare, voi siete il sale della terra, voi siete il sale di tutto ciò che vi circonda, perché tutto quello che vi circonda è insipido. Ma voi siete il sale della terra, ma se diventate insipidi, se voi cedete alla tristezza, se anche voi cedete alla tristezza e diventate tristi come questi, come potrete fare la differenza? Dice, con che cosa gli si renderà il sapore? Noi siamo stati chiamati ad essere il sale in ogni tempo, non solo quando le cose vanno bene, ma maggiormente quando vediamo che tutti intorno a noi sono sopraffatti dalla tristezza, dal timore, dalla paura del futuro. A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Poi dice un'altra cosa, dice, voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Tutte quelle beatitudini non sono per noi stessi, solo per noi stessi, ma sono esattamente delle descrizioni, dei parametri, delle cose da ricercare in noi stessi, da poter trasmettere agli altri. Paolo stesso ha detto a Timoteo, tu figlio mio Timoteo, sii forte nella grazia, dice, tutte le cose che hai imparate da me, affidale a uomini fedeli che loro possono poi trasmetterle ad altri uomini fedeli, cioè bisogna perpetuare questa felicità. Le beatitudini non sono soltanto per noi, ma sono per quanti il Signore ne chiamerà. Noi possiamo accontentarci di vivere con saziati, oh, sono, io erediterò la terra, mi sento consolato, mi sento saziato, ottengo misericordia, vedrò Dio. Ah, mi sento bene perché sono chiamato figlio di un figliolo di Dio. Secondo tutti questi versetti, certo, ci possiamo sentire bene, ma non siamo stati chiamati ad ottenere felicità e tenercela per noi stessi, perché ci serve. Sì, c'è felicità in questo, ma c'è maggior felicità nel donare e nell'esprimere la nostra fede in Gesù Cristo, trasmettendo felicità agli altri. Questa è la nostra chiamata. Noi siamo chiamati alla felicità e questo è un invito alla felicità, per dare agli altri, non solo viverla noi stessi, ma dare agli altri, alla nostra famiglia. Magari sei i tuoi figli, sono certamente, ti è sicuro che non saranno tanto contenti perché non possono uscire di casa. Ma se ti vedono tristi e se non vedono la felicità in te, tu non sarai un buon sale per la loro vita. Tu hai un'occasione per essere il sale per loro, trasmettendo così la tua felicità. La domanda che ci dobbiamo fare o chiedere: sono io veramente felice?
dobbiamo essere felici. Forse hai bisogno di leggere questi passi di scrittura nuovamente in Matteo capitolo 5, dal versetto 3 fino al versetto 16. Immedesimati in queste parole e ti assicuro che comincerà a diventare sale per la tristezza che c'è tutto intorno a te. Tu devi essere un faro solare, una luce che dà direzione, che dà speranza agli altri. Inizia nella tua casa, inizia nella tua famiglia. Poi se vai a lavorare, in questi giorni non tanti stanno lavorando, ma per coloro che stanno lavorando, date speranza a quelli che vi stanno intorno. Fategli sapere che c'è felicità nella tua vita. Fategli sapere che tu hai un buon rapporto con il Signore. E questo è un tuo compito, è un mio compito, è quello di trasmettere felicità agli altri. È vero. Sarà una battaglia, perché Satana non vorrà che tu faccia proprio questo, trasmettere agli altri la felicità. Lui ci vorrebbe disperati in ogni situazione. Lui vuole allargare quel senso di tristezza, disperazione. Ma tu sei stato chiamato ad essere sale. E chiudo con questo pensiero. Se il Signore ci ha dato questa commissione, è quella di portare il Vangelo di Gesù Cristo alle genti, perché non mettiamo noi stessi, la nostra anima, in condizione di almeno essere capaci a trasferire e comunicare non la gioia spirituale soltanto, ma la felicità, il sorriso genuino, qualcosa che tu stesso decidi di fare. Certo che possiamo dire, no, non mi sento. Io sorrido quando sto male. Io sorrido quando le cose non vanno bene. Io e mia moglie abbiamo deciso di sorridere in ogni tempo, anche se le cose vanno male. Ma noi ringraziamo Dio perché sulle nostre labbra Lui ha posto il segno della felicità nella nostra anima e noi la vogliamo trasmettere a voi. Preghiamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, ti ringraziamo per la gioia che tu metti nei nostri cuori, sì, ma ti ringraziamo per la felicità che ci doni, Signore, mentre noi compiamo quello che tu ci hai dato da compiere. E noi ti ringraziamo, Signore, perché tu hai completato o portato a compimento e completato la nostra gioia, Signore, nel sapere che tutto ciò che noi viviamo nella nostra anima siamo ben capaci, Signore, a trasmetterlo agli altri, se è bene e male. Ma noi vogliamo abbattere, accantonare, mettere da parte, sopraffare, sottomettere, crocifiggere, Signore, quella parte negativa della nostra anima per dare agli altri, Signore, un sorriso. È come se venisse da Gesù Cristo stesso. Ti ringraziamo, Padre, perché c'è pace alla tua presenza, Signore, c'è felicità. Noi siamo beati. Grazie, grazie per la tua parola, Signore. Nel nome di Gesù, Dio vi benedica. I raise a hallelujah.